Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a una nuova puntata di Biblioboom ci metto la faccia. Questa è la puntata di ottobre, mese di funghi e castagne. Peccato che Francesco ci siano fuori 28 gradi. Buon pomeriggio Buongiorno. amici, amici di Biblioboom, 28 gradi, la gente va al mare, i weekend che un tempo dovevamo dedicare alla castagna e alla, un po' alla montagna, adesso si dedicano ancora a quella che è il periodo estivo, perciò il mare e la spiaggia. Ma noi qua abbiamo ricominciato, per noi l'autunno è arrivato almeno dal punto di vista culturale. Arriva Biblioboom e arrivano anche le attività, le attività. Assolutamente, oramai come probabilmente hanno capito quelli che ci ascoltano, ogni puntata di Biblioboom ha un legame, si collega a un argomento, un evento ben preciso. E anche in questo caso la nostra puntata odierna di Biblioboom celebra un evento, una settimana assolutamente importantissima. Perché 100 anni fa, giorno più, giorno meno, chi è che nasceva Francesco? Italo Calvino, meraviglia, nel senso che sono state, devo dirlo, gioie e dolori, gioie e a volte dolori, testi di un certo spessore, testi di un certo livello che venivano consigliati anche da quando eravamo un po' più piccolini. Ma devo dirti da grande dei veri capolavori. Un sacco di libri, Italo Calvino, uno dei più grandi autori e scrittori italiani. Sì, come riprendo un po' quello che hai appena detto te, non era solo uno scrittore, ma era un grande uomo impegnato dal punto di vista politico, civile, culturale. Quindi i suoi libri sono un po' per tutte le età, dai più piccoli si danno da leggere a partire dalle fine elementari e medie e si possono leggere fino ad età adulta. Che dici Francesco? Proviamo un po' a raccontare cosa faremo nei prossimi giorni, nelle No, prossime però settimane. prima Elios, facciamo questa cosa qua. Se io ti dico la fantasia è un posto dove ci piove dentro, come la vedi? Cosa potrebbe significare una roba di questo tipo qua? E Allora, soprattutto chi secondo te l'ha scritta? beh, ovviamente l'ha scritta Italo Calvino. Tu è un quiz, tu mi vuoi chiedere a quale libro si riferisce? Sì. Assolutamente, questo è, anticipo un attimo quello che volevamo dire prima. Questa è la frase che potrete trovare su un piccolo gadget che dopo spiegheremo meglio all'interno delle biblioteche ed è tratto dalle lezioni americane, appunto, di Italo Calvino. No, ma scusa, allora te ne faccio un'altra, Elios, perché questo mi sembravi troppo preparato. L'avevo studiata, non ero Mi felice. sembra che ce l'eravamo preparata prima, ma invece questa qua che ti cerco di prendere proprio alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane. Tratto da. Tratto dal libro Il sentiero dei nidi di ragno. Questo, tra l'altro, rispetto a quello che dicevo prima, che era anche per i più piccoli, questo è il primo libro che ho letto e mi ricordo che me l'aveva dato la mia professoressa, penso alle medie, se sarà stata seconda, terza media, Le avventure del ragazzo Pin, ambientate durante la Seconda Guerra Guerra Mondiale. mondiale, sì. Beh, il Barone Rampante, Città Invisibili, cioè tutta una serie di libri che sono, come dire, ti lasciano con il fiato sospeso fino all'ultima parola, non all'ultimo capoverso, proprio all'ultima parola. Perciò Calvino bisogna riprenderselo, rileggerselo da grandi è ancora una grande lettura. Vi consigliamo, beh, lo abbiamo detto, Sentieri di Ragno. Sentiero dei Nidi di Ragno, Il Barone Rampante, Le Città Invisibili e
e tutti gli altri scritti fantastici. Allora, settimana, week, la vogliamo chiamare in inglese, in italiano, ma dedicata a Calvino. Esattamente, come abbiamo detto all'inizio, cent'anni fa nasceva Italo Calvino, e quindi si celebra dal 9 al 15 ottobre, per quanto ci riguarda, la settimana di Calvino. Ci saranno diverse iniziative organizzate dalla biblioteca e non solo, qua a Sesto San Giovanni, su Calvino. Intanto possiamo dire che all'interno della biblioteca ci saranno dei banchetti tematici dove potrete trovare tutti i libri di Calvino. A tutti quelli che verranno in biblioteca e che prenderanno in prestito un libro, non per forza di Calvino, un libro qualunque, regaleremo anche un segnalibro con la frase che abbiamo citato prima, tratta da Lezioni americane. In questa settimana, tra l'altro, all'ingresso di Villa Milius, per chi non lo sapesse, Villa Milius, Largo la Marmora, è per i prossimi anni sarà la biblioteca, il luogo dove è presente la biblioteca centrale, ci sarà una proiezione di citazioni, frasi, grafiche legate a Italo Calvino. Proiezioni che saranno giorno e notte, dureranno 24 ore, quindi dalla mattina alla sera verranno proiettate all'ingresso della biblioteca tutta una serie di citazioni legate a Calvino. Poi un'altra iniziativa che abbiamo organizzato legata a Calvino è il... Aspetta che leggo, perché sono preparato ma non proprio non fino a questo punto a ricordarmi le date a memoria. Il 13 ottobre alle ore 21, sempre in Villa Milius, in Largo la Marmora, verrà realizzato lo spettacolo Stai per vedere, tre storie d'amore di Italo Calvino. Verranno ovviamente lette tutta una serie di racconti di Calvino, accompagnati sia da delle immagini, degli spezzoni di alcuni film, e anche accompagnati da una colonna musicale. Quindi ci sarà si fonderanno sia la musica, i video e la scrittura in questo spettacolo che, ripetiamo, il 13 ottobre alle ore 21 verrà realizzato in Villa Milius. Fra, se mi sono dimenticato qualcosa, non mi offendo. Assolutamente no, seguiteci sui social, andate sul portale del Comune di Sesto San Giovanni, cliccate Calvino Week, e lì c'è tutto l'elenco delle cose che vi ha raccontato Elios, che potete assolutamente salvare in agenda, partecipare, aderire a quelle che sono le attività per questa settimana, perché concediamo veramente una settimana ad un grande scrittore italiano, Italo Calvino, un grande veramente. Elios, cambiamo discorso, perché come al solito Biblioboom ospita dei personaggi, ospita oggi abbiamo un'associazione, la Corale Amilcare Ponchielli, che è un'associazione che sostiene e divulga l'arte del canto corale, promuove incontri con altre associazioni culturali, organizza concerti a scopo benefico e sociale. Con noi Paola Borgonovo e Guido Simoncini. Buongiorno, ciao Paola. Buonasera a tutti. Buonasera. E grazie dell'invito. È un vero piacere. Biblioboom è curioso. Biblioboom, noi sappiamo che la cultura viene interpretata, ma soprattutto realizzata da più punti di vista, e questa città, devo dire, che ne ha veramente tantissimi rispetto a fare cultura, a promuovere cultura, a invitare e, come dire, buttare nella mischia persone affinché si avvicinino a quelli che sono tutte le attività e i servizi culturali. Questo è un po' quello che fa anche la vostra corale. Io adesso poi lascio la parola, Elios, se vuoi dire qualcosa, a Paola, che è presidente, e a Guido, che è il maestro, giusto? Guido è anche maestro,
in questo contesto si presenta come vicepresidente, presidente, tenore della corale, ma anche maestro, perché ha un passato nel mondo della musica del quale magari parlerà lui. Io mi aggancio alla domanda che avete fatto, dicendo che la Corale Ponchielli è nata nel 1919, quindi ormai abbiamo festeggiato già da 4 anni il nostro centenario, ma negli ultimi anni, esattamente nel 2017, si è legata alla UTE. Quindi noi adesso ci presentiamo come Corale Ponchielli UTE. La UTE è l'Università della Terza Età, in particolare questa Università di Sesto San Giovanni ha lo scopo di promuovere cultura, e quindi qui vedete già il collegamento tra la nostra associazione e la UTE. Fare cultura, come si fa a fare cultura? È una parola grande, ma possiamo vedere i brani che noi cantiamo sotto vari punti di vista. Magari Guido, che è l'artista della situazione, vi darà delle risposte molto più, una risposta molto più articolata. Nel mio caso vi dico che cantare e fare cultura perché portiamo avanti dei messaggi, perché ogni brano contiene un messaggio. Vi porto un esempio: domani noi parteciperemo all'inaugurazione dell'anno accademico UTE, e che porta un titolo prestigioso nel nome di Alessandro Manzoni. Manzoni. Nel corso dell'inaugurazione ci sarà una lectio magistralis proprio su Manzoni attraverso i ritratti. Allora noi nella nostra piccola esibizione abbiamo scelto, oltre all'inno di Mameli e il Gaudeamus Igitur, che è l'inno universitario e che sono dei must in queste situazioni, abbiamo scelto due brani di Verdi, O Signore dal tetto natio e Il va pensiero. Non solo perché nel cuore di tutti è l'inno d'Italia, prima forse dell'inno di Mameli, ma anche perché la figura di Verdi nel nostro risorgimento italiano ha un ruolo di spicco, esattamente come Manzoni, e tra i due c'era un rapporto di reciproca stima e ammirazione. Quindi è un modo per fare cultura. Un altro esempio: nel nostro repertorio abbiamo un brano rinascimentale che impropriamente viene attribuito a Enrico VIII. Nel momento in cui ci siamo accostati a questo brano, ci siamo dovuti anche informare su cosa andavamo a cantare, e quando lo presentiamo raccontiamo anche un po' il retroscena di quel brano. Quindi per me questo è fare cultura, portare un messaggio, che può essere un messaggio storico o un messaggio anche di amore, di solidarietà e di amicizia, perché anche questa è cultura, è cultura civile. Hai anticipato la nostra domanda. La prima domanda che volevo fare appunto era come fare cultura attraverso, nel vostro caso, il coro. Direi che hai risposto. Quindi cultura e musica vanno sempre a braccetto, perché sono inscindibili, e quei pezzi che la dottoressa Borgonovo ha citato sono pezzi di una certa epoca, ma la cultura, secondo me, si fa anche con le canzoni un po' più moderne, ed è per questo motivo che la Corale Ponchielli UTE ha da un po' di anni in qua introdotto nei suoi concerti, nelle sue esibizioni, anche dei pezzi moderni che cantano i vari solisti accompagnati dal coro. Che bello!
Ecco, questo proprio perché si possa evincere in modo manifesto che la composizione di un coro, che una volta era soltanto lirico, è invece eterogenea e quindi anche chi ha avuto esperienze nella musica leggera moderna, eccetera, può stravolgere, tra virgolette, in senso positivo, le cose che la gente conosce armonicamente parlando e farle diventare di dominio pubblico tramite la corale Ponchielli Ute. Che Questa bello. sperimentazione l'abbiamo iniziata un po' di tempo fa tramite suggerimenti del sottoscritto e di Paola, perché anche noi andiamo sempre a braccetto, perché se no non funzionerebbe l'armonia, proprio non, armonia non a caso, nel senso che c'è un tipo di coinvolgimento cerebrale, ideologico, passionale, che va oltre quello che può essere la tecnica di cui si parlava prima. È questo che rende la musica, la canzone, anche la canzonetta, in fondo, un qualche cosa che comunque può dire molto di più di quello che le parole dicono. Ecco. Qual è dal vostro punto di vista, no, il successo più grande? Nel senso che il successo più grande è quando un pubblico si diverte, perciò poi il nostro maestro Simoncini l'ha detto, e ci sono delle possibilità che sono anche legate a delle canzoni che sono di uso un po' più commerciale, ma un pubblico che si diverte. O anche quando la soddisfazione di un coro che arriva a un livello importante, abbiamo parlato di Verdi, abbiamo parlato della, come dire, anche di brani di un certo valore, ma anche per l'interpretazione di un certo livello. Certo, È diciamo che importante la qualità, sicuramente. Però per me il successo più grande è quando la nostra passione nel cantare arriva al pubblico e il pubblico partecipa. Partecipa magari anche cantando brani noti, oppure semplicemente, ma semplicemente non è il termine adatto, partecipa con il cuore che batte perché si è No, emozionato. ma di solito riusciamo a coinvolgere il pubblico, ma senza anticipare mentalmente la volontà di coinvolgerlo. È una cosa che viene automatica, perché quando canti con il cuore e la passione, questo sentimento di cui parlava Paola arriva diretto. O da un palcoscenico o da un pavimento dove, cioè, non sempre abbiamo dei palcoscenici. E quindi questo discorso vale per tutto ciò che si canta e si deve cantare non meccanicamente, ma si deve cantare nel modo detto prima. Io sto smaniando dalla voglia, leggendo il tuo nome, Elios, di fare un accostamento a Amenofis IV, detto poi Eknaton, il quale per il sole dedicò non solo una religione, ma una città, Achetaton. E si ribellò al potere, diciamo, dei sacerdoti, insomma. Andò via da
da Tebe e si piazzò a Tell el Amarna, quindi a Akhenaton, e questa cosa l'ha fatta per passione, perché ci credeva. Lo stesso sentimento è quello che noi cerchiamo di mettere ogni volta che cantiamo, non importa se cantiamo a Sanremo, cosa che ho fatto per 5-6 volte, non importa se cantiamo all'oratorio di Brugherio, non importa, importa solo sentire il pubblico attraverso quello che ho detto prima. Se uno ti sta ad ascoltare, prima o poi lo vedi e lo senti e lo capti e lo catturi e cerchi di coinvolgerlo. Ed ecco perché vengono i consensi. Puoi essere anche non intonato come coro, perché non puoi pretendere di avere 15, 16, 17 persone tutte al top. Puoi anche. Ma questa è una cosa che passa in secondo ordine. Ma il vostro coro da quante, una mia, adesso mentre parlavi mi è venuta questa domanda anche banale, ma un coro, Paola o Guido, da quante persone è composto, cioè, o meno il vostro coro da quante persone è composto, se c'è un numero che si può definire ideale per comporre un coro? Guarda, dipende dai punti di vista, ci sono varie realtà, noi siamo una ventina di elementi. Anche C'è il meno. nostro maestro che si chiama Giuseppe Alcide Maria Guglielminotti Baletta, giusto per Abbreviato Beppe. esplicarsi la vita. Dice che per fare un coro sono sufficienti quattro elementi per coprire le quattro sezioni principali. Quindi soprano, contralto, alto, e tenore e basso. Secondo altri, bisogna essere almeno quattro volte le quattro sezioni. Ci sono Quindi non cori c'è che un numero sono. ideale, mettiamola così. Partiamo Beh, diciamo che dalla realtà. quattro voci è il minimo sindacale per poter comporre in modo abbastanza eterogeneo e completo la vocalità di un pezzo che si può appunto scomporre in quattro tonalità differenti, ognuna principe di una sezione e che poi messe insieme si fondono e magicamente esce una cosa come appunto Helios, come il Insomma. sole di Akhenaton. Allora, scusate l'ultima domanda perché Elios abbiamo sforatissimo, ma oggi è un piacere pazzesco con questa lezione anche per me assolutamente rispetto a quello che è il coro. Però Paola, ti volevo chiedere, hai già accennato al prossimo impegno che è quello di domani, è Quello di una domani, sì. manifestazione, sì, che è l'inaugurazione dell'anno accademico UTE a Sesto San Giovanni. UTE, lo Esatto. ribadiamo, è l'università della terza età a Sesto San Giovanni. Ma gli altri e prossimi impegni? I prossimi impegni saranno il 22, domenica 22, a Spazio Arte. Siamo stati invitati a animare la quindicesima giornata nazionale dell'AVO, Ah, Associazione ecco. Volontari Ospedalieri. E lì ci saranno proprio questi monologhi, queste. È giusto? Sì, sarà un Perché poi bellissimo. magari io mi confondo, non è che mi ricordi No, no, tutto. sarà un bellissimo spettacolo perché sarà un'alternanza di brani e letture di poesie. A tema. Il titolo dell'evento si chiama Oggi amico, domani volontario e quindi abbiamo cercato di giocare un po' sul tema dell'amicizia e dei sentimenti, che poi sono Perfetto. i temi più ricorrenti in tutti i generi musicali. E il 29 di ottobre invece saremo all'Istituto Don Gnocchi Palazzolo.
Sì. rallegrare il pomeriggio degli ospiti dell'istituto. E se posso rubarvi un secondo, il successo più grande da quando io canto nella Corale Ponchielli, che adesso sono 10 anni, è stato quando proprio l'istituto Dognocchi Palazzolo abbiamo visto gli ospiti dell'istituto cantare con noi e partecipare ad un'improvvisata danza su quello che non è un palcoscenico, ma lo è diventato a pieno titolo. E quello, insomma, vedere queste persone anziane che vivono un momento di gioia in un ambiente che di gioia proprio non ha nulla, è stato il successo più grande. Più grande, eh sì, è fantastico. Noi vi ringraziamo, maestro Guido Simoncini, Grazie a voi presidente dell'invito. Paola Borgonovo, grazie. Questo è Biblioboom, noi promuoviamo attività culturali e oggi è la prima volta che parliamo di musica attraverso chi la fa veramente e siamo fieri. E Elio. speriamo che qualcuno si unisca al nostro coro, Ah, soprattutto voci maschili che sono sempre delle quali siamo sempre alla ricerca. grazie quindi mille. l'invito è anche per voi, Francesco, Certo. Elios. Beh, però sul canto, boh, non lo so, non sono Non ti proprio. preoccupare, non ti Non c'entra, va preoccupare. bene. Allora, Ma dai, esistono persone accogliamo stonate. l'invito, adesso poi vediamo come. Magari venite Esistono una volta a persone che non vedere. hanno avuto la corretta educazione musicale. Certo. Allora, Elios, a te la chiusura. Allora, anch'io ringrazio Guido e Paola e niente, diamo appuntamento alla prossima puntata di Biblioboom dove si parlerà, possiamo dirlo, Assolutamente si sì. I parlerà di giochi. giochi da tavolo, la grande stagione dei giochi da tavolo ricomincia, attività meravigliose organizzate dal nostro Helios, il Sole Fabbri, che ci dà, prendo spunto dal maestro Simoncini, che ha organizzato più serate, ma ne parliamo la prossima volta. Assolutamente. Ciao Ciao a tutti. Elios, In ciao bocca al Paola, lupo. ciao Guido. Ciao. E Ciao a grazie. tutti, ciao, grazie. Ciao.